buon pomeriggio a tutti i presenti e grazie di essere intervenuti alla 13ª rassegna di Corali Polifoniche Natale 2018, Un canto viene dal cielo, ideata e organizzata dall'Associazione Culturale Coro Polifonico Canto Libero. La manifestazione, inserita da anni nel programma dei festeggiamenti per il Santo Natale del Comune di Alverona, ha come peculiarità quella di far esibire più cori polifonici con esperienze diverse e provenienti da varie località, al fine di creare un momento di aggregazione in nome della musica, senza alcuna competizione. Ringraziamo tutte le autorità intervenute ed in particolare, per la preziosa collaborazione, il parroco Don Luigi Farnesi, che ci concede per lo svolgimento della manifestazione l'utilizzo di questa bellissima chiesa, Sua Eccellenza il Vescovo Benedetto Nunzia, il Sindaco Saulo Basili, la Regione Umbria, che ritenendo questa rassegna di alto valore culturale per il nostro territorio, da qualche anno ne concede il patrocinio. Purtroppo per l'occasione la Presidente Catiuscia Marini e l'Assessore alla Cultura Fernanda Cecchini ci hanno comunicato che a causa degli impegni istituzionali non possono essere presenti. Do lettura della mail ricevuta dall'Associazione da parte della Segreteria del Presidente della Regione Umbria. La Presidente Catiuscia Marini ringrazia del gentile invito. Purtroppo altri impegni non le consentiranno di partecipare all'evento. Coglie altresì l'occasione per fare i migliori auguri all'Associazione Culturale Coro Polifonico Canto Libero e a tutti i partecipanti alla rassegna per le imminenti festività. Cordiali saluti. Ringraziamo altresì il Comune di Alverona, la Banca di Credito Cooperativo Credit Umbria, la Prologo di Alverona, la Unicorp Tirreno filiale di Alverona Scalo, il CESPOL, la Genaflor, l'Agricola 2000. Da qualche anno, poiché lo scopo principale dell'Associazione Culturale Coro Polifonico Canto Libero è, oltre a quello di avere un coro attivo, anche quello di fare il volontariato, viene organizzato durante la rassegna una raccolta fondi. Quest'anno i soldi che raccoglieremo in questa occasione saranno devoluti per il completamento del restauro della chiesa che dà anche ospita la nostra manifestazione. Potrete riporre la vostra offerta nel contenitore posto in fondo alla chiesa per le offerte destinate al restauro della stessa. Prima di iniziare, se mai ce ne fosse bisogno, chiedo cortesemente di spegnere o mettere in modalità silenzioso i cellulari, così da predisporci al meglio all'ascolto e non disturbare l'esecuzione dei cori intervenuti, evitando spiacevoli inconvenienti. Iniziamo la rassegna con il coro polifonico Concertus Vocalis di Cannata. Questa sera ci propongono
God Wrestling Merry Gentlemen, un canto tradizionale inglese, Come Dance and Sing, un canto tradizionale ucraino, Aninia Ninia, una ninna nanna tradizionale sarda, Torri de Ostias, l'adoratorio di Natale di Camille Saint-Saëns e in gloria di Antonio Vivaldi. Accompagnati dal pianista maestro Passeri Andrea, con la partecipazione di Passeri Gianni alla tromba e Seri Giovanni al sassofono soprano, sono diretti dal maestro Francesca Maria Saracchini. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
coro. Il coro insieme vocale Turdion di Arezzo. Oh,
collezione dei brani di vario genere, spesso rielaborati, tradotti e arrangiati per coro dal direttore. Questa sera ci farà ascoltare Gesù Bambino di Pietro Lion, Salve, Life, Santus con musica di Grey, Alle Alleluia, tradizionale caraibico, Bond for Glory, tradizionale spirituals, con testo italiano di Maria di Samano. Per questa rassegna sono accompagnati dal pianista maestro Ettore Chirulla, dirige il maestro Maria Luisa Manno. Buon ascolto. Thank you.
Prima di lasciarvi vogliamo allievare un ultimo canto, Tu scendi dalle stelle, eseguito dai tre cori insieme e diretto dal maestro Stefania Valle. Grazie.
invitiamo il signor sindaco di Aerola per un breve discorso. Buonasera, grazie a tutti. Ringraziare il lavoro di Fabio Cantanibero per aver organizzato questo evento. Ringrazio e faccio complimenti a tutti quelli che hanno partecipato, perché è stato veramente un momento molto bello, ma anche molto professionale, direi. Del resto, quando organizza il corpo per quanto quanto libero, si sa che si va sul sicuro, quindi bravi tutti. Dalle vostre esibizioni sono venuti messaggi di pace, di solidarietà, di fratellanza, che sono messaggi molto, diciamo, attinenti con il periodo che viviamo, con quello delle feste natalizie, ma anche col periodo che viviamo in generale, il periodo che vive la nostra società. Quindi io colgo l'occasione per fare gli auguri di buon Natale, di buon anno, e che appunto l'anno prossimo si possano afferrare, diciamo, i messaggi che sono venuti dalle vostre istituzioni. Grazie e buon appetito. Per la 14ª sede di Murano.